need another story, something to get off my chest. My life gets kinda boring, need something that I can confess. Buonasera amici di Pianezza Web TV, siamo in compagnia dell'ideatore di Pianezza Web TV, Fabrizio Rossato, e in compagnia di tutti i concorrenti che questa sera si esibiranno alle selezioni del Pianezza in Festival. Ragazzi, chi è qua il più emozionato? Chi vuole parlare per primo? Tu! La piccola! No! Allora, sei emozionata? Sì, abbastanza, sì. Quale canzone ci canti questa sera? Una finestra tra le stelle di Annalisa Scarrone. Wow, io non posso dire niente perché sono influenza, ma i giudici non ci sono, quindi bella. E tu invece? Mi ricordo che ti ho già intervistato. Sì, certo. Una volta, due volte, questa è la terza. Sei sempre emozionata? No, a questo punto non tantissimo, più o meno. Così e così. Cosa ci canti tu? A un passo dai miei sogni di Karima. Ricordatela, però quando sì, ma perché non lo dice mai il titolo nella canzone, quindi ecco. E tu invece? Io canterò Ti scatterò una foto di Tiziano Ferro. Oh, basta, non commento, è uno dei miei cantanti preferiti. Tu invece non ci canti niente, né Fabrizio? No, anzi è meglio che non canto. Ah, è vero, è vero, è vero. Me l'ha già detto, sì. Che però prima o poi lo farò cantare, ve lo prometto, ve lo farò anche ascoltare. Sarebbero tutti gli spettatori. Vabbè, magari qualcuno ci guarda, qualcuno in più. E invece questi... Sì, no, dai, forse. Sì. E poi ci sono questi quattro splendidi fanciulli che si chiamano i... Noi quattro. Voi cosa ci cantate? L'essenziale di Marco Mengoni. Ecco, una canzone anche molto bella. E la dividete a pezzi? Come? Spiegatemi un po', perché so che... Divisa in parti e poi ritornare. E poi ritornare insieme. Bene. Allora io posso solo fare un in bocca al lupo a tutti quanti. A me, perché tra un po' salgo lì e se ho freddo poi tremerò, sappiatelo, non perché ho paura, ma per il freddo. E ringraziamo Fabrizio di essere qui con noi questa sera e di aver creato questa splendida web TV. Alla prossima. Vai! Questo riprendendolo. Grazie Fabrizio anche qui questa sera perché mi ha voluto come intervistatrice e anche ovviamente Francesca che è lì che ci riprende. Adesso ti lascio il microfono così dici due parole tue. Grazie a tutti, grazie a Daniela che appunto in tutti questi mesi ci ha dato una mano durante le interviste. Noi stiamo collaborando con Joe, abbiamo seguito tutta la parte di comunicazione, abbiamo creato i video di presentazione di quasi tutti i concorrenti, purtroppo non ce l'abbiamo fatta fare tutti. Con noi durante i due giorni di festival del 23-24 maggio ci sarà Live TV che farà la diretta streaming a livello mondiale e non dico altro, durante queste settimane appunto di impegno e di lavoro si sono aggiunte con noi altre persone che però spero di poter poi presentare una di quelle due sere. Quindi grazie a tutti, buon divertimento e che vinca il migliore. Ovviamente chi vuole vedere i video può andare sul canale YouTube di Pianezza Web TV e sulla loro pagina Facebook. Per avere qui questa sera il sindaco che farei salire qui per farvi dire due parole. Un applauso. Buonasera, le lascio il microfono. Buonasera, ma l'artefice di tutto quanto è Joe, quindi Joe Incincoli è quello che si merita veramente il più grande applauso perché... Questa organizzazione e comunque l'idea e tante altre cose sono qua e li stiamo portando avanti perché c'è stato Joe Incincoli che l'ha voluto a tutti i costi e ci auguriamo di darvi la giusta ospitalità e che questo concorso possa in qualche modo portare fortuna ai tanti ragazzi che ci sono, che si diceva ce ne sono tanti bravi e quindi è un in bocca al lupo che vi faccio ragazzi perché possiate trovare anche nell'ambito dell'arte, della canzone, la vostra strada, il vostro lavoro. Qui abbiamo anche la radio, visto che ci sono gli amici di Italia 1, giusto? E quindi anche sì, sì, è giusto ringraziarli perché ci faranno
ci faranno anche da megacolo dell'evento, e quindi in bocca al lupo ragazzi, speriamo che vinca il migliore, ma soprattutto che vinca il canto, l'allegria, l'amicizia, perché questo è quello che serve in queste competizioni. Grazie ancora. Ha già detto tutto lui, quindi mi rimane ben poco. Cosa dire? Un sogno che avevo cominciato a coltivare già nel mese di novembre e dicembre, quando ho detto, mi sono allacciato alla prima esperienza che avevo fatto a Pialezza nell'89 organizzando il concerto di Riccardo Fogli. È arrivata finalmente di nuovo l'idea di riportare a Pialezza il magico canto, e poi io mai più pensavo di avere tante persone a Pialezza e dintorni che cantassero così bene. Che altro non faccio un in bocca al lupo oltre che dire grazie veramente di cuore, perché senza di voi veramente questo contesto non potrebbe esserci. E poi grazie anche al pubblico, il pubblico che chiaramente riveste un'importanza rilevante, perché è quello che dirà alla fine se è piaciuto o no, è quello che dirà poi alle persone di loro conoscenza: peccato che non c'eri, se non c'eri e la prossima volta vieni, ho fatto bene a venire perché mi sono trovato bene. Grazie anche alla presentatrice, bravissima Daniela, a cui cedo il microfono, e che inizi la gara. Con gli occhi pieni
la solitudine ormai è un raggio che scompare quando stai accanto a me. Hai saputo conquistare, ti desidero con me.